Siamo con Lorenzo Colombo in rappresentanza di Italcementi, perché la Via degli Alpini, che è stata recuperata qui a Sotto il Monte sul Colle di San Giovanni, ha visto la partecipazione di tanti volontari, degli alpini, di tante realtà locali, della comunità parrocchiale, ma ha visto anche il coinvolgimento di Italcementi. In che misura, Lorenzo? Italcementi è tradizionalmente legata a questi luoghi, in particolare anche a Sotto il Monte, alla figura di Papa Giovanni. Nei decenni scorsi ha contribuito anche alla realizzazione di alcune strutture qui in paese, e quando ci è stato proposto di collaborare alla realizzazione di questo sentiero abbiamo subito accolto con entusiasmo questa proposta. Ovviamente gli alpini hanno messo tanto lavoro, così come i volontari, hanno anche recuperato quando è stato possibile il materiale che già era collocato su questa via, su questi gradoni. Il cemento chi ce l'ha messo? Il cemento di Italcementi viene prodotto peraltro qua vicino dalla cementeria di Calusco, e siamo veramente orgogliosi di aver contribuito a questa opera importante per il paese, importante per la comunità, importante per i molti fedeli di Papa Giovanni.